Va bene, allora buongiorno e benvenuti a Due Minuti di Speranza con Babbo Mario. Io non sono l'Apostolo Mario, non sono il Profeta Mario e non sono neanche più il Pastore Mario. Sono il fratello Mario, però mi piace quelli che mi chiamano Babbo Mario. Mi fa una gioia enorme ed è il mio titolo onorifico. Quindi grazie a tutti voi che mi chiamate Babbo Mario. E questo è un piccolo programma, un video che va in onda ogni giorno alle 10:45. Due minuti di speranza con Babbo Mario. Perché? Per cercare di in qualche modo mettere un sorriso sui volti di persone che stanno attraversando un momento molto duro. Oh, per la prima volta... canzoncina. Ho ricevuto delle testimonianze che la mia canzoncina fa sorridere anche persone che non guardano un video di rimbalzo, no? Qualcuno che la canta, qualcuno che eccetera eccetera. Se per caso avete delle testimonianze, fra l'altro, scusate, non vi preoccupate, sto bene. Fra l'altro, se avete delle domande alle quali vorreste che io risponda, a parte i due minuti di speranza, che quelli ci saranno sempre, perché dove sono io c'è la speranza, perché dentro di me c'è Gesù Cristo, dentro di me c'è l'autore della speranza, l'autore della vita, l'autore della grazia, l'autore della misericordia, l'autore dell'amore, della pace, della gioia. Quindi dentro di me c'è l'autore della vita. E quindi dove ci sono io c'è la speranza. Quindi a parte quello, se avete un paio di una domanda da farmi o qualcosa che vi disturba, fatemelo sapere o me lo scrivete o mi mandate una mail e io magari lo faccio subito se la vedo, se no lo facciamo il giorno dopo. Ok, allora pronti? Cantiamo la canzoncina. 1, 2, 3. Buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è. Al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me. Buongiorno a tutti quelli che gioiscono con me. Amen. Ciao Tiziana, amore mio. Ciao bella, che Dio ti benedica, strabenedica, protegga. Un bacione in fronte dal Sudafrica. Ciao Stefano. Ok, non posso salutare tutti perché sennò non finiamo più. Per la prima volta ho notato, ho visto dai news, che c'è una fettina di buone notizie. Sembra che i casi stiano calando e che le infezioni si stiano un po' calando. E noi un paio di giorni fa abbiamo incominciato a dire a questo virus maledetto di fare dietro fronte. Continuiamo nel nome di Gesù, fai dietro fronte e vai via dall'Italia. Anzi, proprio vai via dal mondo, ma incominciamo dall'Italia. E quindi gloria a Dio che in una settimana o due possiamo girarci e dire è finita, è passata. Ciao Sergio. Come ripeto, non posso salutare tutti, perdonatemi se non vi saluto, ma siete così tanti, non posso salutare tutti. Quindi noi invece in Sudafrica, sorpresa, ieri sera il nostro presidente, di cui sono molto fiero, per la prima volta in tanti anni da quando è cambiato il governo in Sudafrica, per la prima volta sono molto fiero del mio presidente, perché ieri sera molto pacatamente ma molto seriamente ha dichiarato il lockdown per tutto il Sudafrica. Quindi da giovedì a mezzanotte, giovedì è il mio compleanno, mandatemi soldi, mandatemi regali, macchine, Porsche, eccetera, eccetera, però non uscite di casa. Giovedì, che è il mio compleanno, a mezzanotte
fino alla mezzanotte mi sembra il 21 aprile, dopo la Pasqua, non esce nessuno. Tutti i negozi sono chiusi, tutto come da voi in Italia. E perché sono fiero del mio presidente? Sono fiero perché con 400 casi e ancora nessuno critico, diciamo, ha preso delle decisioni che probabilmente aiuteranno a salvare questa nazione. Quantunque sia, ripeto, molto ma molto difficile contenere e controllare 50 milioni di africani che vivono in una baracca di 3 metri per 4. Comunque, una cosa che ho notato circa le date, che è stranissima, che non vuol dire niente se non fosse perché ho notato queste date interessanti, e se non fosse perché sembra quasi che Dio ci voglia rassicurare, almeno noi in Sudafrica, perché parte il lockdown, cioè bisogna stare a casa dal 26-3-2020, 26-3-20. E guarda, il profeta, diciamo, profeta profetico per eccellenza, Isaia, e dico, fammi vedere un attimo cosa dice Isaia 26, 3 e Isaia 26, 20. E dice, non c'entra niente. Sì, non c'entra niente, però sta a sentire cosa dice, perché è interessante. Guarda che strano, 26, 3, 20, guarda cosa dice. 26, 3 dice, tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. E guarda cosa dice il 20. Dice, va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione. Quindi, Dio mantiene una pace perfetta colui la cui mente rimane in lui perché confida in lui. Quindi anche chiusi dietro le porte, nelle case, nascosti per un istante finché sia passata questa indignazione. Per gloria a Dio, non c'entra niente. Ciao, Don Pepì. Non c'entra niente, ripeto, perché io non credo nelle coincidenze, eccetera. Ma ed è strano, 26, 3, 20 sono tre, due versetti meravigliosi. Ora è incredibile come ogni volta che succede qualche catastrofe, tipo questo, il coronavirus, tipo Katrina, tipo i terremoti in Italia, tipo le Torri Gemelle, tipo questo tipo di catastrofi, c'è sempre qualche cristiano che si azzarda a dire questo è il castigo di Dio sul mondo, è il giudizio di Dio sul mondo. Cose da pazzi, cose da andarli a cercare e dargli quattro sberle e dirgli: ma svegliati, ma ancora sei al Medioevo, ancora sei rimasto al do ut des, allora se non fai questo Dio fa quello, se tu non fai quello. Ma cosa è successo alla croce? Cosa è successo al sangue di Cristo? Cosa è successo alla grazia? Cosa è successo all'amore di Dio? Cosa è successo al Nuovo Testamento? Cosa è successo a tutto quello che ci mette un sorriso sulle labbra e che ci permette di dire: ah, gloria a Dio. Ah, un sospiro di sollievo, posso riposarmi nell'assicurazione dell'amore del mio Dio. Cos'è successo? No, è colpa di Dio. Ma siamo impazziti. Giovanni 3, 17. Fra tanti che ci sono, Giovanni 3, 17, che le statistiche provano, anche il greco, che viene dopo 3, 16, 3, 17. Dove il famoso versetto che dice poiché Dio ha tanto amato il mondo, eccetera, eccetera. 17 dice, Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ma guarda caso, non l'ha mandato per condannare il mondo, ma l'ha mandato per salvare il mondo. E se questo non bastasse, Giovanni 12,
Giovanni 12, 46, dice, questo è Gesù che parla, io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non crede, non... state a dire, io vorrei avere 3 giorni per spiegarvi queste parole, ma ascoltate soltanto cosa dice la Bibbia, cosa dice la Scrittura. Se uno, questo è Gesù che parla, se uno ode le mie parole e non crede, io lo distruggo, lo uccido, lo piglio, lo sbatto all'inferno perché non crede le mie parole. No, io non lo giudico, perché non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Ragazzi, tutti i religionisti che stanno impazzendo al momento, ce n'è uno in particolare che si chiama Lele, e l'ho chiamato Anofe Lele, perché è proprio una zanzara, ragazzi. Ogni volta che mi azzardo a fare qualcosa, a dire qualcosa, arriva e comincia a mettere tutti i suoi commenti con i versetti del Vecchio Testamento da tutte le parti. Comunque, non importa. Quindi, senti cosa dice. Se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Gloria, gloria, gloria a Dio. Ed è proprio la stessa mentalità che avevano i servi di Siria. Voglio leggervi un versetto nel Vecchio Testamento. Israele stava combattendo con la Siria, non è cambiato ancora niente, ma in uno re, prima re, capitolo 20, e Israele aveva vinto. Allora i servi del re di Siria, sentite cosa gli dicono, i servi del re di Siria gli dissero, prima re 20-23, i servi del re di Siria gli dissero, il loro Dio è un Dio delle montagne, per questo sono stati più forti di noi, ma se diamo loro battaglia in pianura, saremo certamente noi i più forti. In altre parole, cosa hanno detto? I servi di Siria, del re di Siria, hanno detto, quando tutto va bene, alleluia, 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 gloria a Dio, ah sì sì, non è merito mio, è merito suo, tutta la gloria al Signore, tutta la gloria al Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Quando qualcosa non va bene è colpa sua. Erano i servi del re di Siria, loro hanno il Dio delle montagne. In altre parole, quando sei sulla montagna, quando tutto va bene, alleluia, gloria a Dio, allora va tutto bene. Ma andiamo a beccarli nella valle, andiamo a beccarli in un momento dove c'è una crisi, dove c'è un virus che sta ammazzando un sacco di persone, dove c'è... Hi Tony! Good to see you, my man. E andiamo a beccarli in un momento dove c'è la difficoltà, dove c'è disperazione, e vediamo se sono capaci di alzare le mani e di dire alleluia, alleluia, alleluia. Vediamo sulla la mente su chi è, si è fermata, perché se la fermi su di lui ti dà la pace e ti dà la possibilità di metterti un sorriso sulle labbra e di dire forse non so quello che succede, forse non so bene cosa sta succedendo, ma gloria a Dio, sono nelle mani del mio Signore. Adesso voglio leggervi un'altra cosa a proposito, la stessa litania, la solita litania che i religionisti mi tirano addosso sul fatto di se sei un figlio sarai sempre un figlio, se sei salvato sarai sempre salvato, è la famosa cosa che solo chi vince guadagnerà il premio, eccetera eccetera eccetera. Dove la trovano? La trovano in Apocalisse 2:7, vediamo velocemente Apocalisse 2:7, chi ha orecchi ascolti, a chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita. 11, a chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. 17, chi vince io darò da mangiare la manna nascosta. 26, a chi vince e ritiene fino alla fine la mia opera darò potestà sulle nazioni. 3:5, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche.
13, chi vince io farò una colonna nel tempio del mio Dio, 21, a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, che si praticamente si, che culminano in Apocalisse 21, 7, che dice: chi vince erediterà tutte queste cose, tutte le cose, e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Al che sapete cosa mi dicono i religionisti? Vedi che devi vincere? Vedi che non è una cosa così, che devi lottare, devi stare... questa è la solita litania religionista, che tu devi fare qualcosa, devi guadagnartelo, devi meritartelo, sì, la grazia, la salvezza è per grazia, ci sono tante chiese con il nome grazia fuori dalla porta, tante, ma quando gli vai a parlare della vera grazia, della grazia del cuore di Dio, la vera grazia che non richiede niente da te, dove tutto è già stato fatto, tutto è compiuto e tu devi soltanto accettare, sorridere e dire grazie. Quando succede quel tipo di grazia, allora la salvezza va bene per grazia, poi però te la devi tenere con le opere. Ed ecco perché devi vincere, perché se non vinci non erediterai tutte le cose. Beh, è chiaro, no? Chi vince erediterà tutte le cose, quindi chi non vince non erediterà tutte le cose e io non sarò per lui Dio e lui non sarà per me figlio. Mi sembra chiaro, no? Il problema è che, come al solito, Non leggiamo la Bibbia attraverso gli occhi di Dio, la leggiamo attraverso gli occhi della legge di un uomo che ha scritto, che ha tradotto qualcosa 2000 anni fa. Vediamo un attimo cosa dice Paolo, vi ricordate colui che vince? Romani 8, 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In virtù del fatto che ce lo meritiamo, no. In virtù del fatto che ci siamo santificati, no. In virtù del fatto che paghiamo la decima, no. In virtù del fatto che andiamo in comunità, no. In virtù del fatto che ubbidiamo la legge, in virtù del fatto che... No, in virtù di colui che ci ha amati. Perché siamo più che vincitori? In virtù di colui che ci ha amati. Ecco perché siamo più che vincitori ed ecco perché possiamo andare avanti, possiamo tirare un sorriso e dire sì, no, non ci sono problemi. A chi vince... Dio darà tutte le cose e sarà figlio e sarà eccetera eccetera. Io sono più che vincitore, sono a posto. Dillo con me, sono più che vincitore, sono a posto. Gloria a Dio. Amen. Quindi facciamo, adesso voglio farvi un esempio velocissimo. Supponiamo che c'è qui Giuseppe, ok? C'è Giuseppe che è una persona meravigliosa, è un santo, San Giuseppe che non sbaglia mai, non fa niente, e quindi cosa succede? La sua vita, lui sta benissimo, ha un bellissimo lavoro, la macchina non si rompe mai, la moglie è bellissima, sempre profumata con Chanel numero 5, lui ha un sacco di soldi, sta bene, tutto va bene, tutte le cose vanno bene, i bambini non piangono mai, non fanno mai la pipì nel pannolino. E come Mario Marchiò is watching? Mario Marchiò, ok. È Mario Marchiò che mi sta guardando. Ok, saluti a te Mario. Giuseppe, allora tutto gli va tutto bene perché lui è un cristiano, crede, eccetera, eccetera. E quindi nel momento in cui tutte le cose gli vanno bene, lui alza le mani e dice: lode al Signore, gloria a te mio Dio. Giuseppe è un vincitore. È un vincitore perché crede, perché in funzione di colui che lo ama, quindi lui è un vincitore. Invece, qui c'è Giuseppe, qua c'è Pasquale. Oh, Pasquale invece, poverino, Pasquale ha perso il lavoro, Pasquale la moglie l'ha lasciato perché ha trovato uno un po' più bello, gli si è la macchina, il cane gli ha mangiato il gatto gli ha mangiato il pesciolino rosso, non funziona niente, il frigorifero ha smesso di frigoriferare, la televisione si è rotta, non funziona niente. Nonostante tutto, Giuseppe era sulla montagna, Pasquale è nella valle. Nonostante tutto, Pasquale alza le braccia al cielo e dice: ti amo Signore,
ti do lode, ti do adorazione. Alleluia, alleluia. Pasquale è più di un vincitore. È facile servire il Dio delle montagne. Ci vuole un attimino un po' più per alzare le mani e lodare il Dio della valle. Il Dio delle montagne è facile lodarlo. Il Dio delle valli ci vuole qualcosina nel cuore, ci vuole una relazione un po' più intensa. Chiudo con, beh sì, a voglia. Chiudo con Romani 8, 31. Voglio soltanto leggervi questi paio di versetti alla faccia di tutte le zanzare anofelele. Sentite cosa dice. Romani 8, 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti di noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Vi ho sempre detto, l'amore di Dio non è provato dalle risposte alle preghiere, è provato e messo alla prova dalla croce, è garantito dalla croce, non è garantito, non mi viene la parola giusta. L'amore di Dio non è garantito dalle preghiere, dalle risposte alle vostre preghiere, ma è garantito dalla croce. Qualsiasi cosa succeda, che tu sia Pasquale o Giuseppe, che tu sia sulla montagna o nella valle, l'amore di Dio è garantito dalla croce. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi mettendolo in croce, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi può accusare gli eletti di Dio? Soltanto alcuni cristiani, ma non serve a niente. Chi li può accusare? Il diavolo non li può accusare. La legge non li può accusare perché siamo morti alla legge, siamo Cristo alla fine della legge. Chi può accusare? Nessuno può accusare gli eletti, i figli di Dio. Nessuno ti può accusare. Oggi nessuno ti può accusare, nessuno ti può giudicare, nessuno ti può condannare. Perché? Perché è Dio colui che li giustifica. Oh, gloria a Dio, ragazzi. Non mi sembra che sia difficile. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, il coronavirus, le torri gemelle, i tornadi, i terremoti, le difficoltà economiche, i crash finanziari. Versetto 38. Infatti, io sono persuaso. Ragazzi, la chiave, persuadetevi della grazia di Dio. Persuadetevi dell'amore di Dio, che l'amore che Dio ha per voi, che tu pensi di essere bravo o santificato o puro o bene o male o ciao Walter, o bene o male o cattivo o brutto, quello che sia. Siate persuadetevi dell'amore di Dio, vi prego, vi scongiuro, lasciate perdere tutte i fronzoli dottrinali, no, perché allora il versetto nel Vecchio Testamento che dice, perché poi allora viene di qua. No, guarda, persuadetevi dell'amore di Dio. Ditelo con me, 1, 2, 3, Dio mi ama, 1, 2, 3, Dio mi ama, 1, 2, 3, così come sono, 1, 2, 3, così come sono, 1, 2, 3, Dio mi ama così come sono, Dio mi ama così come sono. Gloria a Dio. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenza, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura. Basta, mi sembra che basta, no? Mi sembra che ci sia abbastanza qui da coprire tutto.
sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Niente. Niente. Statemi a sentire, religionisti. Dio vi ama disperatamente, ma ci avete una capoccia, ragazzi, che vorrei avere un'accetta, aprirla, metterci dentro le scritture e vedere cosa ne esce. Ok. Lasciate perdere tutte le difficoltà, tutte le cose. No. Persuadetevi dell'amore di Dio, perché niente, niente potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Vi voglio bene, scusatemi se non vi ho salutato, una preghiera. Abba papà, grazie, 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 aiuta l'Italia. Amen. Che Dio vi benedica.